A Roma ho cominciato una nuova vita. Lavoro, faccio sport, scrivo. Ho ritrovato la ragazza che ho sempre amato. Ma soprattutto ho incontrato tre amici. Lui è Giulio, un ragazzo siciliano continuamente vessato dalla coinquilina. E non solo da lei. Pronto? Sono appena uscito di casa. Va bene, quando torno prelevo e ti do i soldi. Sì, è spento il gas, minchia. Va bene, sì, ci vediamo a casa. Ma chi cazzo ti vuole rivedere, brutta cessa acida spiloccia? Buongiorno. Buongiorno, signora Tremonti. Anche oggi sei svegliata. Presto. Veramente è mezzogiorno? Ma sbaglio, ogni volta che la vedo si fa sempre più giovane. Come mai quella cartella? Non mi dica che ha ricominciato gli studi. Ancora? No, veramente io non li ho mai abbandonati gli studi. Il mio celebre cugino... Di quarto grado? Alla sua età? Vabbè, certo. Ma questi scatoloni che fanno? Traslocano? Sì, i Lorenzi ci lasciano. Si parla di divorzio. Va bene, allora sarebbe meglio sbammare prima che ci chiedano aiuto con gli scatoloni. Bella... bella bandiera. What? No, dico, la bandiera la conosco molto bene. E dove sei? Oh, Australia. Oh, mizzica. Io studio storia dell'arte. Tanto per la cronaca mi mancano 6 esami. E quindi se ti serve una guida turistica io... Sure, I stava guardando per... Stavi guardando me? I was looking for a supermarket. Perché stasera voglio... Sta passando l'autobus. Cenare a casa nuova. Lo perde. Mi stai invitando a cena da te? Che intraprendenza. Sei Acquario. Aquarius. Oh, Aquarius. Ok, Aquarius. Va bene. Senti, allora io scappo. E ci vediamo dopo. E me ne vado prima che le faccio venire i capelli bianchi. Sì, Non l'ha capita, vero? Allora vuol dire che l'ascendente sarà Capricorno. Come non detto, io da questa palazzina non me ne vado più. Lui è Daniele, studente brillante di ingegneria informatica, con una famiglia un po' particolare. Quale altro stratico ho visto adesso? Viola. Non mi hai dato la carta d'imbarco. Che hai detto? Non sento, c'è chiasso. Mi hai stampato il biglietto per il ritorno, ma ti sei dimenticato di stamparmi la carta. Non la trovo. Ma certo che te l'ho stampata, dai, cerca meglio. Adesso ho una video lezione. Sono le mie preferite. Ti ho detto che non c'è. Te ne sei dimenticato. Vabbè, dammi la password della tua mail che me la faccio stampare qui in albergo. Cosa? Ma starà tra le tue scartoffie. Ti ho detto che non c'è. Me la dai sta password? Ho fretta. Aspetta, ti mando una mail da cellulare. Ti ho detto che non ho tempo. Dammi questa benedetta password. Com'è? Favoloso. Come? Non sento, c'è chiasso. Favoloso. Come? Favoloso. La password è favoloso. Entra nella mail, stampa ed esci subito. La prima preoccupazione di Daniele, dopo la sorella ossessiva, era quella di mantenere una certa facciata. Daniele, ma con chi parlavi prima? Eri tutto agitato? No, mia sorella, certe volte proprio non la sopporto. Ma come? Un pezzo di figa così! Stiamo parlando di mia sorella. Sì, scusa. Ah, ma stasera ci viene a giocare a calcetto? No, oggi no, avevo già preso un impegno. Però che palle, Daniele, ormai ci visci sempre. Ma non è che niente sei diventato fufu? Che coglione. Dai, si scherza.
ma non starò passando troppo tempo con Alex. E lui è Alex, un ragazzo appena uscito dal liceo. Da grande vuole fare l'assistente personale delle star, curare trucco, vestiti, acconciature delle celebrità, notoriamente molto capricciose. Mamma, quante volte ti ho detto che non mi piacciono i 5 cereali? Sono circondato da gente incompetente. E proprio per il suo sogno non si perde neanche un tutorial della giornatissima Steffi Makeup. Ciao mascherini. Allora, ecco che carico finalmente un nuovo video. So che voi l'avete aperto solo per guardare me. Ma badate un po' anche ai prodotti che presento. Sono i prodotti top degli ultimi mesi. E con top intendo per i top. L'ultima volta che ho caricato un video? Dico un video come questo. Era gennaio e vi parlavo dei miei prodotti top dell'anno scorso. Adesso vi delizierò invece con un prodotto che ho provato sulla mia pelle proprio in questi giorni e mi sono divertita tantissimo. Mascherini miei. Sì, vabbè, dai, andiamo, forza, scene, che prima fa per meglio è. Buttate giù, dai! Buttate giù, dai! Ciao! Oh, dai, zoom, forza, va, mettere questo casco di parecchio. Veloce, 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 andiamo di corsa. Su, forza, andiamo che già non ci sta il parcheggio. Mi sono beccato una multa ieri, quindi mortacci l'ora, dai, su, forza, ma muovite. Ma non eri malato ieri? Vabbè, ieri, l'altro ieri, che cambia? Ma vedi quanto sei diffidente, mi stai sempre proprio... Su, forza, infilate sto casco, andiamo, su. Ma sono appena fatti i capelli. Sì, vabbè, dai, 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 dai. Vabbè, tanto volevo provare la frangetta. Vabbè. Oh, c'è la 5 euro? Dobbiamo ricaricare la sto shuttle. Dai, dai, su, 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 forza che è pronto. Ciao, Dani. Che fai? Ehi, Claudia, niente. Senti, ma tu come l'hai risolto questo integrale? No, ho applicato dell'Hôpital. Senti, ma parli sempre di università tu? Beh, no, ma sai com'è finché siamo qui. E quando ti svaghi? Quando ti svaghi che fai? Esco con gli amici, faccio sport. Che carino. Senti, ma quando è che andiamo a prenderci quel famoso caffè insieme? Veramente non è che ho molto tempo nell'ultimo periodo. Poi il caffè di raduta nemmeno mi piace. Però magari ci sentiamo e facciamo in settimana. Davvero? Ok. Ciao Dani. Insomma, tra 6 mesi c'è questo corso e se mi trovo un lavoretto potrei pagarmelo io. Ti insegnano tutto. Trucco, capelli, consigli di stile. Sì, vabbè, aspetta, ma aspetta un attimo solo. Mi stanno a scrivere qui su Facebook, una cosa importante. Sì, un attimo. Che figata, oh. Stasera c'è sta raduno di moto, eh? Ma non è proprio il mio genere. Ah no? Zitto, 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 zitto! Zitto, scorta! Senti! Senti che roba! Senti che roba, sì! Eccola là, la vedi! Madonna che roba, questa è Nelly Davison! Solo lei, oh! Solo lei! Solo lei! Sono tornato! Tra poco ci sarà la mia serata di gala. Niente nessuno può rovinarmi questa cena. Ma chissà perché l'australiano mi avrà invitato. Forse vuole conoscermi per praticare la lingua italiana. No, il bancomat qua sotto era fuori uso. Ma come? Io ho prelevato ieri sera. Ah, perché qua sotto c'è un bancomat. Di lusso. Forse magari vuole avere un assaggio della cucina italiana. Giulio! Giulio, le polpette di tua madre, quelle che hai scongelato, mo si sciolgono del tutto. Sì, ora le tolgo! In frigo c'è una bottiglia di cola con giusto 2 gocce. Che faccio? La butto? No, la butto io. Già che ti butto pure a te.
dalla finestra. Dicevamo, chissà perché vuole conoscermi. Forse vuole solamente provarci con me. Giulio! 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 Cazzo! Ma secondo te invece? Secondo me sì. È dell'altra squadra, eh? Ma sì, dai, si vede. Da come si atteggia? È palese. Perché i romanisti so così! Pezzi di merda! Ma quanto sei odioso? Ma sei veramente per sapochissimo! Oh, ma che se ne andasse a quel paese, questo ci boccia a tutti! Vabbè, mo, ci vediamo fra 5 giorni, eh? Va bene, ti ricordi? Ma perché così tanto? Ma come fa così tanto, così tanto? Sono stati a piccicare tutto il giorno! Ma vedi come sei sempre cicco-co, basta queste smancerie, no? Ma a me non mi dai un bacino! Ma che bacino? Ma non sei pratico, lo vedi che non sei pratico? C'ho il casco, non mi vedi? Poi che ti do una cascata che ti faccio diventare quasi uno dei Notre Dame. Su. Ma adesso va a raduno di moto? Ah, io vado a raduno di moto, sì. Ha detto che non ci va a venire. No. Allora. Oh, mi raccomando, mo, eh. Sta dentro a casa davanti al computer e sparate tutti i video di qua zozzola lì. Come si chiama? La nonna dei Barbie. Steffi Make Up. Vabbè, quella lì. Mi raccomando, eh. Fa il bravo. Su, dai, ci vediamo. Ciao, Nino. Ti piacciono le moto? Ora ti sistemo io. È qui la festa?